È una delle sfide che più hanno calamitato l'attenzione dei media alla vigilia. Squadra pronta a darsi battaglia. Sta per scoccare l'ora X qui su eSports. Benvenuti a questo match. Ecco che le due squadre. Gara che si preannuncia bollente. C'è solo un modo per scoprire chi vincerà. Rimanere con noi. Gara che si disputa sotto un bel sole, non potevamo chiedere di meglio, terreno in perfette condizioni, ci sono tutti i presupposti per una grande sfida. Amici sportivi, un grande saluto dal vostro Piero Cipardo, rimanete con me e con Lelia Dani. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare dalle formazioni in campo. Il calcio su questi canali è sempre sinonimo di divertimento e spettacolo e ti dico che sono certo che anche oggi ci divertiremo. Parola di Lelia Dani. Passa il pallone. 1-0, non ha sbagliato, cambia subito la storia. Una rete questa che preme la sua voglia di lottare, di non arrendersi. L'ha messa dentro nonostante la marcatura asfissiante, come mostrano queste immagini. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Gabriel Strefezza. Guadagna metri. Bravo a difendersi dal pressing. Taglia sul centro. Va in porta, bravo qui il portiere. Parata sicura, blocca il pallone. Romagnoli. Palla per Felipe Anderson. Felipe Anderson. Bravissimo qui, ha recuperato un buon pallone. Superata la metà campo. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Felipe Anderson. Ecco Vecino. Perdo il possesso. Apre su Immobile. Guendouzi. Tiro curato. Buono l'intervento del portiere. Indietro verso il compagno. Ecco Romagnoli. Palla gol per Immobile, attenzione, tentativo sventato. Ottima chiusura del difensore. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. Può essere il pallone del pareggio. È arrivato dunque il gol del pareggio. Ha bruciato sul tempo il proprio marcatore scattando sul tiro del fuorigioco, come ci raccontano bene queste immagini. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato, bravo! Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Guendouzi.
Vessino. Rovella. Nuovamente su Immobile. Felipe Anderson. Guendouzi. Tocco per Felipe Anderson. Si guarda attorno. Sembrava un'azione interessante, così non è stato. Occhio al tentativo a campo aperto. Le conquista un pallone importante. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Ecco Vessino. Brava la conclusione. Il tuffo del portiere evita il gol, ma la conclusione non era affatto irresistibile. Ordinaria amministrazione per uno come lui. Parata più spettacolare, che difficile questa. Occhio al tocco in mezzo. Non c'è più tempo, finisce la prima frazione. In difficoltà Immobile, lontano parente del giocatore che conosciamo. Sta faticando molto, non riesce a toccare abbastanza palloni per affondare la difesa. Serve una giocata delle sue se vogliono vincere questo match. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Palla per Guendouzi. Ancora il tocco per Felipe Anderson. Guendouzi. Intervento efficace, possesso recuperato. È entrato fuori tempo e qui può starci il cartellino. Entrata punita con il cartellino giallo. Provvedimento giusto a termine di regolamento, anche se non c'era cattiveria. Vedi, voleva prendere la palla. Molto spazio per andare. Intercetta bene, attenzione. Difende bene il pallone dalla pressione avversaria. Guendouzi. Rovella. Interessante il tocco verticale. E c'è il gol e trovano di nuovo il vantaggio. È scattato tempo sul suggerimento profondo del compagno e anche il replay dimostra che era in gioco. Aveva diverse opzioni per battere la rete, alla fine ha preferito colpire di potenza e ha battuto il portiere con una botta secca, imprendibile. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Azione punita con il cartellino giallo. L'arbitro ha semplicemente applicato il regolamento. La conclusione, tiro il respinto, occhio al calcio d'angolo per riaprire la gara.
Palla messa in mezzo. Palla spazzata via. Ha salvato la porta con questo intervento. Zaccagni. Errore e pallone riconsegnato. Insiste nella sua azione. Hanno mantenuto il sangue freddo, hanno recuperato bene il pallone. C'è la possibilità del contropiede. Felipe Anderson, occasione per il contropiede, possono far male. Grande intervento del portiere. Faccio ingresso in campo dalla panchina. Centralmente. Tackle vincente in area, pallone di nuovo loro. Capisce tutto e recupera il pallone. Guendouzi. Il pubblico di casa sente profumo di vittoria, manca poco al termine, vedremo. Vedremo se riusciranno a incrementare il loro vantaggio da qui alla fine. Palla piena. Occhio al pallone filtrante. Marusic. Nicolò Rovella. La gira su Romagnoli. Felipe Anderson. Guendouzi. Ancora poco dal triplice fischio, formazione di casa un passo dal traguardo. È il momento di serrare le fila per difendere questo vantaggio fino alla fine, Pier. Finora hanno concesso. Hanno pareggiato, tutto da rifare. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere, non poteva fare molto da quella distanza. Due a due, bella partita, parità assoluta. Mattia Zaccagni. L'arbitro applica il vantaggio e lascia giocare. Si andrà avanti a giocare per altri 180 secondi. C'è il movimento dei compagni. Chiudono in avanti, vogliono la vittoria. Occhio qui. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. È stata decisa ed efficace, ha sventato una chiara occasione. Eccolo il triplice fischio, gara che si chiude sul risultato di parità.